In questo video vedremo come determinare le componenti del vettore AB. Il vettore AB inizia dal punto A di coordinate 1, meno 1, 0 e termina nel punto B di coordinate 0, 1, 2. Visualizziamo questi due punti e anche il vettore AB, che è questo giallo. Che componenti ha il vettore AB? La risposta è semplice. Basta utilizzare la formula qui riportata. Il vettore AB ha componenti xb meno x con a per quanto riguarda la x, yb meno ya, zb meno za. Sostituendo le coordinate di b e di a all'interno della formula, si trova come risultato il vettore AB di componenti meno 1, 2, 2. Possiamo verificare la correttezza della soluzione cliccando sul vettore e mostrando la sua etichetta che riporta anche il valore delle sue tre componenti. Come vediamo, le componenti sono proprio meno 1, 2, 2.